Buongiorno a tutti, carissime e carissimi. Io vi ringrazio sempre per tutto quello che mi scrivete, per il feeling che si sta creando. E la domanda che voglio affrontare oggi è: ha attrazione per me? Visto che è una domanda che mi avete richiesto e voglio esaudirla. Qui ci sono tre varianti: la 1, la 2 e la 3. Ecco, concentratevi bene per quello che sentite. Mi avete chiesto di essere più lenta, però scegliete abbastanza di getto, così sceglie l'inconscio subito, se no troppa riflessione, poi uno magari non si trova nella variante giusta. E quindi oggi affronterò sia con le sibille che con i tarocchi che con dei consigli eventuali. Questa domanda e ho tirato fuori i due testimoni che sono io ho messo uomo e donna, ma va benissimo anche per relazioni di altro tipo. E quindi andiamo ad incominciare. Allora, io tolgo adesso le varianti 2 e 3 e incominciamo con la variante numero 1. Allora, ha attrazione per me. Quindi andremo a vedere se ha attrazione fisica e attrazione mentale e poi guarderemo anche quella spirituale. Quindi attrazione fisica e attrazione mentale. In questo caso, in questo momento, perché sappiamo sempre che tutto può cambiare, anche se l'attrazione fisica può sembrare una questione di chimica, alle volte non è sempre così e lo andremo un po' a approfondire. In questo caso questa persona diciamo che si è chiusa nei vostri confronti, quindi non lascia fluire questa attrazione fisica e infatti anche nell'attrazione mentale vediamo che è come se tra di voi ci fosse stato un allontanamento o un qualcosa di poco chiaro, per cui diciamo che lui o lei ha chiuso le porte momentaneamente. E andiamo a vedere l'attrazione spirituale. Beh, qui è per questo che vi interessa questa persona, a livello spirituale, diciamo, animico, qui c'è e come l'attrazione, quindi si può dire che c'è anche il diavolo, quindi è proprio l'attrazione fisica, c'è insomma questa prima, seconda e terza carta. Però anche qui fa vedere che c'è stato un momento di chiusura nei vostri confronti, perché è come se si fosse sentito ferito o ferita questa persona. Andiamo a vedere il consiglio, che cosa potete fare per riaccendere in lui il fuoco, mascherata, ecco. Oltre a prendere consapevolezza che in questo momento la situazione è questa, potete giocare un po', su degli altri fattori, lasciando andare tutto quello che è successo e partire da questo momento e provare a mandargli anche delle energie diverse da quelle a cui siete abituati e comportarvi in un modo diverso da adesso, no? Quindi alle volte interpretare magari un ruolo di una persona che se ultimamente voi siete stati in un modo, cercate di essere all'opposto di questo modo. Infatti la mascherata è un po'
fare un po' giocosamente, naturalmente, una messa in scena un po' diversa, e questa è la cosa giusta confermata anche dal ponte, cioè vi riconnettete a lui, quindi studiate un attimo che cosa potete fare per riallacciare questi contatti. Le possibilità sono molto alte, quindi secondo me riuscirete molto bene, e naturalmente confidando nello spirito in questo caso, non nella chimica, e quindi mi viene da dire, se siete persone che siete abituate a pregare, pregate nel vostro modo, ma con assoluta sincerità. Bene, ora passiamo alla seconda stesa, alla numero 2, ecco, di questa domanda. Ha attrazione per me, e quindi andiamo a vedere sia l'attrazione fisica, l'attrazione mentale e l'attrazione spirituale. Fisica tale. Qui c'è stata una grande intimità, c'è stata una grande attrazione fisica che poi si è un po' congelata, ecco, a differenza della precedente stesa, qui c'è stata proprio una grande attrazione fisica, e a livello mentale anche, direi, nonostante ultimamente vi siete un po' punzecchiati, però c'è sempre stato un grande dialogo fra di voi, quindi qui l'attrazione fisica e mentale, appunto, è ancora in essere, nonostante sia, diciamo, in questo momento non chiara, quindi probabilmente in questo momento possono essere stati per alcuni di voi sospesi i rapporti, parlo di rapporti fisici, Intanto andiamo a vedere, se c'è attrazione spirituale, perché per quanto noi siamo legati alla chimica, l'attrazione spirituale poi alla fine determina moltissimo, diciamo, il rapporto che c'è fra due persone. Ecco, qui l'attrazione spirituale, diciamo, il vostro incontro un pochino c'è stata, ma un pochino ha esaurito il suo compito, nel senso che quello che vi siete dati è stato molto importante, assolutamente, e vedo che voi chiedete ancora di vederlo, e lui si è un pochino ritirato, e voi state in uno stato un po' di sofferenza, e quindi voi sapete che cosa è successo, perché qui si vede che qualcosa è successo. Andiamo a vedere il consiglio per come potete fare per recuperare questa attrazione bellissima che c'è stata. Ecco la carta degli stranieri, no? Voi vi sentite diversi, perché è come se lui vi vedesse improvvisamente in un altro modo rispetto a prima, e quindi voi creategli ancora un altro modo di vedervi, cercate di prendere questo uomo con l'allegria, ci sono state delle cose pesanti fra di voi, quindi cercate di prenderlo con l'allegria e di lasciare andare veramente quello che c'è stato. Qualcuno di voi può anche avere avuto delle brutte parole con questa persona, quindi diciamo che qui anche dovete un po' lasciare andare tutti i nodi che ci sono stati ultimamente e focalizzarvi solo sul bello che c'è stato e cercare di riportare il bello. Quindi lasciate andare veramente le discussioni, le cose, gli allontanamenti e i brutti comportamenti, perché qui sotto c'è della brace ancora. Quindi adesso
passiamo alla stesa numero 3 e vediamo, c'è attrazione, lui o lei ha attrazione per me. Andremo a vedere, come negli altri stese, l'attrazione fisica, l'attrazione mentale e l'attrazione spirituale e il consiglio. Eccole che sono pronte. Allora, attrazione fisica, mentale. Qui c'è stata sì molta attrazione fisica, all'inizio con delle difficoltà per esprimersi l'uno verso l'altro, c'è stata molto e c'è ancora l'attrazione fisica, è anche un'attrazione totale, diciamo, perché c'è proprio, anche se non viene magari detto, espresso, c'è proprio la voglia di costruire, quindi sì, qui l'attrazione fisica c'è ancora, mentre per quanto riguarda l'attrazione mentale c'è anche questa, vi capite, su l'80% dei piani di comunicazione, ma non completamente. In certi aspetti uno dei due si sente un po' incompreso e un po' solitario dal partner che ha scelto. Quindi andiamo a vedere adesso la parte spirituale di questa domanda e poi gli eventuali consigli. Beh, qui direi proprio che questo momentaneo fermo, diciamo, ha in realtà sotto sotto una grande attrazione spirituale. Qui è proprio un rapporto veramente in cui credere, perché l'eremita comunque è la luce della consapevolezza col mondo, ci sono veramente qui due compatibilità, quindi quando c'è sul piano spirituale, poi anche sul piano fisico arriva moltissimo questa energia, anzi, se vogliamo andare a vedere, proprio dal piano spirituale, poi che nasce tutto, non dal piano chimico. Senz'altro questo partner è non solo attratto, ma vuole anche stare insieme assolutamente a voi, quindi diciamo che in questo momento può esserci un momento di apparente sospensione, ma l'attrazione qui sotto è molto forte, anzi quasi incontrollabile, perché quando vi vede lui o lei stessa si stupiscono di quello che provano per voi. Qui direi che l'attrazione, proprio sia fisica che mentale, vi capite, sulle cose della costruzione, sulla costruzione della vita, ecco, ci sono solo degli aspetti, come in tutto, no? Per raggiungere la totalità in tutto bisogna un pochino lavorarci, ecco, ci sono un po' di insetti, quindi significa piccole cose che possono essere superate, ma io direi che questa stesa ha assolutamente in sé una completezza, soprattutto una completezza che parte dallo spirito, quindi qui ben vengano i discorsi evoluti, i discorsi proprio su chi siamo noi, sulla spiritualità. E la spiritualità poi è anche la vita stessa, e come il modo di vivere la vita. E quindi anche per oggi io vi ringrazio moltissimo dell'ascolto, vi abbraccio, vi auguro il meglio per voi e buone scelte a tutti.